Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video per il canale Corse Videoludica. Ancora una volta qui con Aritim su Lords of the Fallen, sfida ai Lords. Ragazzi, oggi andiamo ad affrontare il quarto Lord, il Lord Campione. E questo lo trovate nella zona delle catacombe. Per accedere a questa zona, ragazzi, che tra parentesi è la zona più bella che abbia visto all'interno di questo gioco, almeno fino al momento. Questa è la zona più labirintica e ricca di segreti che abbia mai visto in un gioco del genere, sinceramente. Per accedere a queste zone, ragazzi, dovete fare due cose. O entrare attraverso il portone, diciamo, principale, almeno così io lo considero, che trovate nel cimitero, subito dopo aver affrontato il Lord Adoratore, ragazzi, e sarà aperta. Oppure c'è una porta secondaria, che probabilmente molti di voi avranno trovato, chi ha giocato questo gioco l'avrà trovata, ed era chiusa inizialmente. Per poterla sbloccare avete bisogno delle chiavi. Queste chiavi vi vengono date da Jeska, mi sembra che si chiami così. È la donna sostanzialmente che trovate davanti al cancello che vi collega al piazzale dove ci sono le tre statue e dove cioè avete affrontato il Lord Comandante. Quando gli porterete un pugnale speciale, un pugnale della sua famiglia che lei vi chiederà di cercare, lei vi consegnerà appunto le chiavi che vi permetteranno di aprire il portone. Questa porta secondaria, ragazzi, vi permetterà praticamente di arrivare già al boss delle catacombe. Dovrete prima di tutto aprire il cancello che collega alla grande arena, ma questo è facile, basta trovare due leve che sono proprio lì vicino. Una praticamente appena arrivate, ragazzi, è in fondo, basterà seguire il grande corridoio centrale e sulla destra trovate subito una leva. L'altro si trova al di sotto delle scale che trovate sulla vostra sinistra appena entrati. C'è un cancello che vi basterà anche in questo caso aprire. Scendete le scale sulla destra, c'è un checkpoint, quindi usatelo, ragazzi, che ogni volta che morirete, se morirete con questo boss, è meglio ripartire da quel punto. E anche in quel caso trovate subito una leva davanti al cancello che vi permetterà in quel caso quindi di entrare. Ora parliamo del boss, ragazzi. Questo boss, anche questo boss presenta caratteristiche tutte uniche. Tra l'altro, ragazzi, è quasi subito evidente, diciamo, il bonus in questo caso per affrontarlo, ragazzi. Come vi stavo dicendo, ogni boss infatti ha il suo bonus per poter portare a compimento, il quale è necessario fare determinate azioni e di conseguenza ottenere in questo caso la sua arma leggendaria. In questo caso, rispetto agli altri, è molto già più evidente una particolarità rispetto agli altri, per appunto. Una barra gialla al di sotto di quella della vita. Questa barra, ragazzi, è la barra praticamente che permette al mostro di andare in berserk. Più voi lo colpite, più questa barra aumenta e quando arriva al massimo causa un aumento di forza del mostro che quindi si arrabbia e le sue armi diventano di fuoco. Per evitare che il bonus vada perso, ragazzi, voi sostanzialmente dovete evitare che questa barra aumenti troppo. E per farlo è facile, voi lo colpite, la barra aumenta, quando arriva a un certo punto, semplicemente, ragazzi, evitate di colpirlo. La barra automaticamente si abbasserà gradualmente da sola, quando il mostro comincerà però a camminare. Notate questo, non quando fa gli attacchi o quando vi caricherà, soltanto quando il mostro camminerà verso di voi, soltanto in quei casi si abbasserà. Ora non vi preoccupate quando vedrete che il boss andrà comunque in berserk. Questo succede perché quando avrete eliminato due parti della sua barra della vita, ogni volta che succederà, sostanzialmente il mostro andrà in berserk in automatico. Non vi preoccupate, quello non conta per il superamento del bonus. Allora, ragazzi, i pattern dell'attacco in realtà sono abbastanza semplici. Quando siete abbastanza vicino a lui e sta camminando, diciamo, comincerà a fare sorta di fendenti, un paio di fendenti. Più avanti invece nello scontro ne farà anche un terzo particolarmente forte, quindi cercate di evitarli. Un altro attacco che vi consiglio di tenere sempre bene sott'occhio in modo da poterlo attaccare di poterlo attaccare anche voi, è quando causerà delle sorta di onde d'urto sul terreno che vi inseguiranno. Sono sempre i numeri 2 in base quindi al numero dei braccia, ragazzi. Voi evitate il secondo, andateli anche dietro se è meglio ancora e cominciate a colpirlo. Altre volte, ragazzi, se potete anche rischiare, dopo i due fendenti, come vi stavo spiegando prima, potete cercare di colpirlo almeno una volta e cercare di allontanarvi. Evitate il suo attacco in corsa, ragazzi. Questo è abbastanza facile da capire quando lo fa, perché fa un salto all'indietro e comincerà a caricarvi. A volte può succedere che faccia una prima carica, si fermi prima di colpire il muro dall'altra parte dell'arena e ritorna indietro. Anche in questi casi sono abbastanza facili evitarli, ragazzi. Cercherà di inseguirvi, ma voi non proprio verso l'ultimo secondo, ma aspettate che sia abbastanza vicino e poi fate un salto, una capriola di lato e così riuscirete a evitarlo facilmente. Nell'ultima parte, ragazzi, dello scontro diventa un po' più complicato perché praticamente in questo caso diventa impossibile riuscire a avvicinarsi per riuscire a fargli un attacco. In questo caso, ragazzi, vi consiglio di usare il guanto o comunque la magia e cominciare a colpirlo finché non crepa.
e quindi potete anche capire perché. Perché nella seconda parte, cioè nella terza parte ultima dello scontro, ragazzi, le sue lame non farà più quell'attacco praticamente dal basso verso l'alto che causa un sorta di terremoto che li insegue. In questo caso lancerà proprio delle lame di fuoco sul terreno, sempre il numero di due. E qualche volta anche di striscio vi fanno anche abbastanza male se vi colpiscono. E l'unica maniera per appunto è colpirlo quindi alla distanza. Bene ragazzi, con questo concludo ancora una volta il quarto video per Lords of the Fallen. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!